Questa indagine nasce da un filo d'Arianna che parte dal 2015 dall'omicidio del magendario Rosso, avvenuto il 15-4 del 2015. Nel corso di quello omicidio, poi subito dopo, c'è stato un dichiarante, Monti, che era un aspirante collaboratore di giustizia, che poi è stato dissuaso. Ma qual è l'importanza di questo locale di Petronale? Qual è il filo importante? Perché su Petronale, in quest'area, è nato Franco Coccotrovato. Chi è Franco Coccotrovato? Uno dei... è stata una, possiamo dire, una scoperta sul piano investigativo di questo territorio. Il procuratore capo e il procuratore giunto a Romolla, questa attività riguarda i territori a confine a Cerniera con la provincia di Crotone, che dimostrano una cerniera che non è solo geografica, ma riguarda anche la criminalità organizzata. L'attività che ricostruisce il lavoro che c'è stato, che ci ha interessato per più anni, ma ricostruisce una fetta temporale molto più larga di questo. Sottolineare una cosa: l'attività è stata possibile solo grazie, diciamo, all'armonia e alla collaborazione che si è creata con la DIA di Catanzaro, che ci ha consentito di svolgere, diciamo, con serenità questa attività investigativa. Non solo avvenivano cose, ma che la forza di intimidazione delle cosche era talmente elevata che non c'era bisogno nemmeno di arrivare in alcuni casi, diciamo, alla... Dottor Gratteri, ha detto che questa operazione evidenzia ancora una volta che non bisogna sottovalutare la presenza dell'andrangheta anche nei piccolissimi centri. Sì, perché dove non si va si pensa che sia sempre un'isolatrice, che non c'è nulla. Nelle realtà dal 2015 noi stiamo lavorando su questi piccoli paesi, come diceva il colonnello, Cerniera, tra la provincia di Catanzaro e di Crotone. Nelle realtà abbiamo visto un'effervescenza sul piano mafioso in questi comuni. Intanto, iniziando a parlare, ci sono stati diversi omicidi in questo territorio, uno dei quali lo abbiamo scoperto nel 2015, del macellaio Rosso, avvenuto nell'aprile 2015. Da lì l'aspirante collaboratore di giustizia